Bella ragazzi, qui Nexus e questo nuovo commentary su Minecraft. Dunque, nello scorso episodio abbiamo fatto un pochetto di cose. Dunque, io ho spostato tutta la roba che era qui fuori all'interno della casa, sia nel primo che nel secondo piano. Allora, innanzitutto, come potete vedere, qui ho messo i pannelli solari. Dunque, la mia intenzione è quella di ricoprire tutto il tetto di pannelli solari. Adesso devo vedere di preciso come, perché o li faccio tutti di uno stesso tipo o li smezzo. La mia idea era di smezzare, tipo fare un quadrato, un quadrato, un quadrato, che poi verrebbe più triangolo, che il triangolo viene di pannelli solari di vari tipi, perché come avete visto questi qua si potenziano. Poi comunque ho messo i pannelli solari con un cavo che vanno fino a quella batteria lì sotto, che adesso vi faccio vedere qual è la batteria, che è quella che c'è sotto questo piano, esattamente lì dietro questa colonna. Qui sotto c'è la batteria che si va a collegare a questi semplicissimi attrezzi che avete già visto prima. Dunque, cosa c'è di nuovo? Non so se ve l'ho fatto vedere questo. Allora, innanzitutto c'è il jetpack, che come avete visto ci serve, perché volevo metterci delle scale onestamente, però fanno tutto. Mettere delle scale rovinano tutto, quindi preferisco di no e lascio così, faccio così a buco. Mancanza di elevator, ci si accontenta di questi. Adesso vediamo se riesco a metterci l'open block di nuovo, però non so, perché ho provato a metterla e non mi andava molto come pacchetto, cioè mi crashava e allora l'ho tolto e prima mi stava già alterando. E quindi comunque ho fatto jetpack che potenzieremo quanto prima, solo che è un po' complicato perché richiede sti cosi e non è che ci ho più tutta sta voglia di farli onestamente. E ho fatto questo. Che cos'è l'energetic infuser? Semplicemente, sempre della thermal. Questo qua ti permette di ricaricare gli oggetti elettronici, se così si può dire. Comunque quelli che vanno a corrente, in questo caso, come in questo caso, vedete che qua tiene IRF. Ma così non lo faccio pensare nell'accesso, che tanto non ce n'è bisogno. E comunque ti ricarica gli oggetti, qualsiasi oggetto elettronico. E boh, altra roba. No, ho portato soltanto le ceste. Adesso stavo soltanto pensando di fare anche lì un ingresso, che sarebbe poi a livello terreno di là, praticamente. Allora, cosa facciamo in questo episodio? Ci sono delle cose che voglio fare. La primissima cosa era, volevo potenziare questo, ma ho visto che cosa è richiesto. Allora, per fare quelli gialli io ne ho già due. Come mai ne ho già due che sono qui dentro? No, ce l'ho qui dentro. No, dove cazzo li ho messi? Qui dentro, eccoli qua. Come ho fatto? Semplicemente quell'oggettino giallo, come vi ho detto, permette di accumulare MC dalla luce. Ma c'è anche una cosa in più che fa. Se noi mettiamo, vedete che c'è proprio il disegno di questo, che potrebbe anche essere un semplicissimo carbone. In questo caso potete mettere anche un carbone. Lo trasforma e lo fa diventare questo qua giallo. Perché praticamente avete visto che si è consumato gli MC e l'ha trasformato. Praticamente ha utilizzato gli MC che c'è bisogno. Come posso spiegare? Gli MC di differenza fra quello rosso, che è questo qua, 2000, a questo qua, quindi sono 6000 più o meno usato. Se infatti vedevamo, questo qua teneva 10000, ne ha usati più o meno 4000 qualcosa. No, 6000, che cazzo sto dicendo, ne ho usate, ne sono rimasti più o meno 4000. Perché ho utilizzato gli MC rimanenti per trasformarli in quello giallo. Dobbiamo fare la stessa cosa adesso però col carbone, perché ce ne servono 8, abbiamo detto, giusto per fare un Dark Matter. Sì, ce ne servono 8, noi ne abbiamo solo 3, quindi ne dobbiamo mettere ancora 5. Ok, dovrebbero passare, non so se passano tutti quanti in automatico, onestamente. Sì, non ho capito che cazzo è successo, lo ammetto. Che cazzo è successo? Un blocco
Oh, che figo, si è trasformato in una maniera strana. Non era la mia intenzione, però. Grosso. Non ho capito, è successo un casino. Blade Pub, che bella la nuova grafica che gli hanno messo. Non ho capito che cazzo è successo. No, perché ho sacrificato a Catacone, sono figlio. Non so perché è successo tutto sto casino, onestamente. Doveva trasformarla in color rosso, da cui mi ricordavo io. Cioè, la trasformazione successiva. Questo che cos'è, scusate? Alchemic Coal. Se lo rimetto cosa diventa? Perché è giusto che diventi Alchemic Coal, perché da quello poi diventa l'altro. Diventa un blocco di redstone. Per quale motivo diventa un blocco di redstone? Che cazzo di ci lo fa? Allora, no, non va bene, devo per forza trasformarlo in coal. Allora, prendiamo... no, niente coal, non ce n'è bisogno, ce l'ho già. Mi sto dicendo, prendiamo del coal dalla tavola qua, però ce l'ho già. Quindi utilizziamo quel poco rimasto. Allora... Oh, che figo, posso usarlo anche così? Non lo sapevo. Facciamo un po' di alchemic coal e questo qua lo, ci tocca trasformarlo così. E lo mettiamo su. Vediamo. Questo lo trasforma giusto. Non so come mai l'altro gli fa questo giro strano. No, la redstone. Ah, che cazzo fa? Ah, minchia, stavo dicendo. Mi stavo spaventando. Ok. Lasciamolo fare. Poi lo farà. Prima o poi. Che altro possiamo fare? Mi piacerebbe iniziarla nella Applied, onestamente, però per iniziare la Applied dovrei andare a cercare degli oggettini e dovrei andare ad esplorare ciò che non ne abbia tutta, non ho tutta sta voglia, onestamente. Quindi che cosa possiamo fare in alternativa? Possiamo utilizzare la Minecraft, no, come cazzo è che si chiama? Questa qua. Anzi, ancora meglio. Stavo pensando il query, però il query no, no, ancora non ci serve. Reloaded. Allora facciamo questo. Che cosa ci serve? Sarei tentato tra la farm di alberi e la farm di grano. Perché la farm di grano? Perché da quella potremo prendere MC praticamente infiniti. Stessa cosa per gli alberi, perché potremo fare il coal e di conseguenza energia. Il che non mi dispiace, onestamente. Però l'energia, bene o male, adesso non è che ne abbiamo tutto bisogno. Anzi no. Facciamo prima quello di energia e poi facciamo quello lì della farm. Perché così con quello di energia manteniamo quella della farm. E siamo a posto. Allora, per quello degli alberi ci serve un plant, che adesso vediamo come si fa. Non credo ci sia bisogno di... Sì, machine frame basic, fast avanza. Ok, perfetto. Quindi ci serve del semplicissimo tin, che noi abbiamo qua dentro. Prendiamo un po' di stack di roba, se tanto ci serve. Allora, due di coppe, fatto. Uno di tin, ma ne farei anche due, perché tanto nell'harvest mi sta tanto che infatti ne facciamo due. Vetro, e non so a questo punto se c'è buono. Ok, ne facciamo due, perfetto. Il vasetto, abbiamo la clay, mi pare di sì. Ah, bastardo. Ok,
Mesa roba. Poi dopo quello pistoni. Allora ci serve la redstone che abbiamo qui dentro, la cobblestone che abbiamo qui dentro col legno. Dunque vediamo, ce ne servirà più di uno. Allora sono due pistoni qua e basta. Facciamone due. Poi arriveremo a craftare anche a stack, ma adesso siamo appena in... non facciamo il passo più lungo della gamba che non serve a niente. Questi non ve li taglio scatting, perché essendo roba nuova, cioè nuova, non è neanche più piuttosto nuovo, onestamente no, l'avevo già fatto anche vedere nel mio canale come si crafta sta roba. Però vabbè, è la prima volta che lo facciamo in sto server, quindi ve lo faccio vedere, sto server in sta serie. La plastica dovrei avere della gomma, sì. Ok, la plastica è... abbiamo fatto il planter. Intanto iniziamo a fare anche l'harvester. Ci serve l'invar. E l'invar non so quanto ne abbiamo. So che ho un pezzettino bello. Ah, siccome mi sono rotto le scatole ogni volta di come si dice, polverizzare i materiali, facciamo un induction smelter. Mi dispiace onestamente fare quello lì, però ci tocca fare. Facciamo la base, che tanto poi lo potenzieremo in resonance. Sì, facciamo la base per il momento. Allora, quello ce l'ho, mi serve forza nella cosa polverizzato. Allora, se io ne polverizzo 8, ne servono 16 sopra. Se vado a cuocere. Allora, praticamente io questi qua li sto facendo così, perché così potenziati diventano più veloci. Sì, però se non faccio l'upgrade non serve un cazzo di niente, in poche parole. Quindi dovrò fare poi anche gli upgrade dell'augment, che vi farò vedere, che poi faccio io. Stop e riprendo appena finito. Ok. Allora, l'ho già piazzato, tanto il mio smetter. L'ho fatto hardened sul giro, l'ho potenziato. Perché sì, ho detto boh, magari ci metto il potenziamento. Vediamo, devo ancora decidere. Poi pure le cuffie. Re lo ha detto. Allora, ok, e il harvester. Che l'harvester abbiamo detto che serve la cosa in invad. Cioncini, sì. Allora, me ne servono due, quindi questi non bastano. Qui c'è legna. Ok, due. Perfetto. Uno, due. Lasciamoli qua, tanto me ne serve una. Pa, ho quello fatto. Questi qua mi mancano. Ok, minchia, ho finito l'oro. Che cazzo mi manca? Questo? Sì. Ok, dovrei vedere che cacchio mi manca. Questo. Ne ho fatta solo una. Puttana Eva. Due ne devo fare. Ok, ma adesso dovrebbe venirmi in automatico. Non mi viene. Che cazzo gli manca? Questo qui, che cosa manca? La plastica, ma ce l'ho. Ah, fanculo, ho fatto il limbar. Vabbè, non è che la butto, tanto in qualche modo lo trovo l'utilità, perché non funziona. Che cazzo è che ho fatto che non funziona? Questi qua,
cosa fa? Cosa c'è che non va? Boh. Ok, questo, altra roba che ci può servire. Ah, i liquidi, cavidi e corrente ce l'ho. Energia ci servirebbe. Ci schiaffo qualche pannello solare. Sì. Facciamo qualche pannello solare. Altrimenti qualche generatore. No, meglio facciamo qualche pannello solare, va. Per il momento va bene quello, poi lo modifichiamo. E potremmo farci anche un bel boiler, che è questo steam boiler. No, quello lì dei liquidi, sludge boiler. Potremmo tranquillamente farlo. Perché? Allora, non so di quanti abbiano visto la crash landing. Praticamente utilizzare questo larvette ti crea un liquido nero. Quel liquido nero non serve, che poi alla fine tipo, no, quello è un altro. No, è il liquido che abbiamo davanti a casa, ora che ci penso. Comunque crea quel liquido nero che non è utilizzabile tranne che in questo oggettino qui, che ti permette di cuocerlo e ricavare degli oggettini che non servono onestamente più di tanto, a parte magari qualcosina, ma la maggior parte delle cose non servono. Però, cioè, alla fine se ci pensate è materiale in più da prodotto di scarto, quindi non è che poi alla fine è tutto malaccio. Ho fatto l'induction smelter, così almeno adesso non dobbiamo più polverizzare, abbiamo i lingotti pieni, utilizziamo direttamente questi. Dai, dammi l'ultima plastica. Bravo. Vediamo su tutto. Sludge boiler, che cazzo non funziona. Vabbè, giustamente non funziona, dico io. Non ci facciamo il cuore della macchina, facciamo un cacchio di niente. Erano qui? Non me lo ricordo. Ah, mi serve anche un secchio. No, ce l'ho. Vorrei aver fatto tutto allora. Ok, perfetto. Facciamogli memorizzare anche questi. Come vedete lì dentro praticamente ce l'ho, non so se è pieno pieno di MC, ora è pieno pieno di MC. Però riprendiamoci perché tanto non ci servono niente lì. Anzi, mi prenderei io il Clean Star, perché con 4 Clean Star ci possiamo fare. Riesco a prendere ancora uno. Perfetto, possiamo farci una bella cosa. Messa nella crafting a 4 c'è un potenziamento. Il potenziamento praticamente ci tiene molta ma molta più, più MC rispetto all'altro. E ovviamente il potenziamento successivo è sempre a 4, poi di nuovo a 4, di nuovo a 4. Basta. Minchia. Bello. Vedete, tipo sta roba non l'ho mai vista io. Non, quindi non ho idea di cosa. Che figo. Dobbiamo farle sempre. Arriveremo a farle sicuramente. Poi vediamo. Allora, per il solar. Per il solar vedremo la prossima volta. Anzi, io me li crafterò io per da solo e inizierò già a montare tutta quanta la farm. Probabilmente non la faccio grossa, 3x3 credo che inizialmente vada più che bene.
Perché per farla grossa dovrei già metterci gli upgrade, non mi pare il caso, onestamente, per il fabbisogno che, cioè per quello che ci serve a noi per il momento. E dunque, direi che per questo video è tutto. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi al mio canale, ma soprattutto commentate.